Risalire la classifica dopo un girone di andata non molto facile. E intanto però andiamo subito a vedere le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi. Abbiamo dalla parte di Livorno Bettarini in porta, quindi Fogli per problemi influenzali dovuti anche al periodo stagionale non ci sarà tra i pali. Amaranto poi in difesa, la linea 4 formata da Giuliani, Benassi, Fancelli, Lorenzoni, a centrocampo Neri, Luci che faranno da supporto alla linea 3 formata da El Bakhtawi, Greselin e Frati, e davanti il numero 92 Lucatti. Dall'altra parte invece il Famiglia Civite Castellana parte con un 4-3-3 in porta Zappalà, poi c'è Locurto, Pagliari, Fumanti, Celentano a formare la difesa 4, Carufi, Marchi e Mattia a formare la linea 3 di centrocampo, e poi Sabatini, Sciaman e Abreu a formare l'attacco a 3. Intanto un minuto di silenzio probabilmente per ricordare Gianluca Vialli, scomparso pochi giorni fa. Buon anno a tutti amici di Telecentro e bentornati allo stadio Armando Picchi di Livorno. Chi vi parla è... E quindi si parte con il primo possesso che è subito degli ospiti. Flamina che all'andata ha perso. Attenzione qui, Bettarini sbaglia, allora c'è la rete del Flaminia Civita Castellana, errore clamoroso di Bettarini in costruzione al sesto minuto, passa in vantaggio la formazione ospite dall'intervento di Marchi, e Bettarini in qualche modo recupera, lascia partire il destro. Si fa sentire Livorno, male però qui la mira per Bakhtawi. Passa la posizione di Lorenzoni, cross nel mezzo, tagliato per Greselin che prova la rovesciata. C'è ancora Livorno in avanti, buona qui la costruzione. Esterno, si accentra, vuole aprire il sinistro, eccolo che lo prova. La palla finisce fuori di poco, buona qui l'idea di Matteo Frati. Con un giocatore a terra della Famiglia Civita Castellana che adesso si rialza. Frati nel mezzo, un po' di caos, poi Bakhtawi. Stop, tiro del Bakhtawi. Il Livorno va avanti, ci prova. Luci, prova il tiro Luci. È bravo qui Zappalà a distendersi. Poi Pagliari, ma c'è fuori gioco. Arriva il cross nel mezzo, la palla che sfila. E Zappalà alla fine la prende. Giuliani, arriva il cross nel mezzo, teso, supera Zappalà, poi Locurto ci mette una pezza, non è arrivato Greselin. E Bakhtawi lo supera in velocità, il Bakhtawi è un centometrista, poi la gioca per Lucatti, stop volante, Lucatti! Era il numero 9 che mancava, porta il 92, ma segna lo stesso, Giacomo Lucatti. Fa 1-1 all'Armando Picchi, il primo tempo finisce sugli urli della curva nord, e quindi 1-1 a Sabatini, risponde Lucatti. Vedremo cosa succederà nel secondo tempo, se il Flaminia avrà la forza di rispondere oppure Livorno andrà avanti sulla scia della reazione su un errore clamoroso di Bettarini. E adesso riparte il secondo tempo con il Livorno che gestisce il pallone. Subito Frati, palla proprio per Lucatti che la protegge, aspetta la sponda di Frati che prova il tiro, c'è ancora il primo squillo di Matteo Frati. Giuliano a tutta velocità, poi Bakhtawi in mezzo, tagliata per Frati che manca l'impatto, ma è ancora Livorno a lasciarla per Sciamanna, Sabattini ed Abreu nel mezzo, ecco servito, però arriva a Marchi che lascia partire il destro, la mano di Bettarini non basta e Marchi segna il 2-1 per il Famiglia Civite Castellana, contropiede che ha fulminato l'Unione Sportiva Livorno. E il Bakhtawi
si accentra, arriva il cross dalle parti di Bamba, poi Luci dentro di testa e c'è il palo incredibile su quale Lucatti non riesce. E c'è la punizione allora con il Bactaoui che cerca il patto, il palo e poi ancora la traversa del Livorno e la danza dei pali è incredibile. Francesco Neri vicinissimo ancora una volta al pari. La palla ancora al numero 8 che lascia partire il cross morbido nel mezzo. Lotta Abruzzo, la palla rimane lì e alla fine c'è la zampata vincente di Francesco Neri che torna a campo e ci mette lo zampino. Fa 2-2 Livorno. La porta in avanti, lascia per Luci. Luci per Bamba. Lascia partire il tiro. Un fulmine a ciel sereno di Bamba che sfiora il 3-2. Servito. Ultimo assalto del Livorno. E il Bactaoui. La stoppa, attenzione Bactaoui, si gira, prova il tiro. La palla rimane lì, attenzione, c'è Lucatti in qualche modo, ma è fuori gioco. E quindi probabilmente si spenge dal fondo. Fischietto in bocca. Finisce qui la prima giornata del girone di ritorno del girone E. Livorno e Flaminia Civita Castellana si dividono un solo punto, anche se la formazione di Esposito ha da salvare senza dubbio l'atteggiamento del secondo tempo che con il carattere ha agguantato il pareggio cercando di vincere la partita. Non basta, Armando Picchi finisce 2-2 nel primo weekend del 2023. E dall'armadio.